Una fiamma al giorno, energie dell'8 di luglio. Scegliete la vostra variante, celestite, grappolo bianco, ametista. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci l'energia dell'8 di luglio. Allora, celestite, ci sarà un cambiamento di una situazione che in questo momento vi sta preoccupando tantissimo, sta assorbendo le vostre energie, siete un pochino disperati, ma il cambiamento è vicino, l'armonia è vicino, ma l'armonia verrà raggiunta attraverso un po' di fatica. Qua ci sta dicendo, gli angeli ci stanno dicendo che per raggiungere un cambiamento, quindi armonizzare questa situazione che vi preoccupa così tanto, è necessario lavorare veramente tantissimo, perché c'è lo spaccare legna che presuppone proprio un po' di fatica. Quindi c'è un po' il senso di questo potrebbe essere relativo a una relazione, potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere un fidanzamento o comunque una relazione, diciamo, importante per voi. E quindi c'è un cambiamento. Se ci sono delle tensioni, queste appunto potranno cambiare attraverso un lavoro importantissimo, un lavoro intenso e a volte anche faticoso, però la riuscita è assolutamente alla portata di mano. Quindi non vi preoccupate, lavorate instancabilmente per risolvere questa situazione, perché il cambiamento, diciamo, è alle porte. Vediamo un po', sì, presuppone comunque una trasformazione e un lavoro davvero molto molto profondo. Allora, grappolo bianco, vediamo un po'. Ok, qua ci sarà una situazione di preoccupazione che dovrete portare ad armonizzare, quindi andare a risolvere questa situazione appunto che o da tempo o che oggi si presenta a voi e che è un motivo di tensione, va armonizzata. È un qualcosa che riguarda gli affetti, la casa, la famiglia o comunque le emozioni più importanti, le persone con cui siete in stretto contatto emotivo. Ci sono delle preoccupazioni, il cambiamento anche qui sta per avvenire ed è un qualcosa che appunto riguarda la famiglia. La famiglia o gli affetti, ecco, va armonizzato, accettando il viaggio. Nel senso, accogliete tutto quello che sta arrivando, ci sarà la possibilità o magari fisicamente di fare un viaggio, o comunque di intraprendere questo viaggio di armonizzazione, di entrare nelle emozioni e quindi di entrare a contatto con questa situazione disarmonica per creare appunto, diciamo, bellezza e unione. Questo succederà, sarete in grado di manifestare questa unione, questa armonia. Ovviamente dovete accettare la situazione che arriva, ecco, non lasciatela da parte, non sottovalutatela perché è importante, anche perché grazie a questa situazione potrete cominciare una nuova fase, diciamo, affettiva o comunque emotiva, libera da di questa situazione tensiva. Vediamo un po', ametista. Un po', ok. Ah, l'ametista avrà una entrata inaspettata. Qua mi sta dicendo che viene concluso un qualcosa a cui lavorate da tempo e che vi porterà una grandissima fortuna. Potrebbe anche essere la conclusione di un qualcosa a cui lavorate da tempo e che vi porterà, diciamo, magari non solo soldi, ma soddisfazione e abbondanza. Quindi probabilmente proprio il suo ruolo sarà soddisfatto e quindi riuscirete a concludere questa situazione in maniera proficua. Ecco, questa situazione che ormai avrete portato a termine, sarà da, in un certo senso, anche, come dire, armonizzare ed equilibrare interiormente. Quindi probabilmente vi ha comunque impegnato tantissimo, perché poi si tratta di una conclusione, quindi un 9 qua ci mi dice che è un completamento di una fase, quindi probabilmente è da tempo che ci state lavorando e quindi probabilmente ha anche creato un po' di disequilibri. È necessario che voi, ovviamente, avendo questa situazione di entrata inaspettata, comunque di soddisfazione, dovrete però recuperare le forze, quindi entrare un pochino dentro voi stessi e cercare di armonizzare tutto quello che armonizzato non è più stato, proprio perché appunto avete dovuto impegnarvi tantissimo e questo può avervi tolto delle forze. C'è anche qualche cosina da perdonare, c'è un'energia di perdono che va portata, quindi probabilmente per concludere questa situazione, probabilmente ci possono essere state delle tensioni con qualcuno o addirittura dobbiamo perdonare noi stessi per non aver appunto risolto prima. Ecco, ci possono essere due situazioni e appunto qua c'è un equilibrio di nuovo da portare. Quindi c'è proprio il senso di avete concluso in modo proficuo, ma adesso pensate a voi stessi, armonizzate tutta la vostra situazione che un pochino si è disequilibrata. E c'è entrare appunto a contatto con
con il femminile, con l'anima. Prima c'era un 7 con la barca sul mare, quindi cosa vuol dire? Entrare in voi stessi, ascoltarvi e darvi, diciamo, la cura che non avete dato in questo periodo di impegno. E quindi qua ci sta dicendo, entrate proprio in contatto con questa situazione perché armonizzerà tutto quanto e riuscirete a trovare il vostro equilibrio.